Per me essere donna oggi vuol dire essere qualcosa di speciale, un mix tra coraggio, determinazione e tanta gioia insomma. È una Miriam Silla esplosiva in campo e fuori, con la maglia della nazionale, Noi con quella campione anche... d'Italia dell'Imoco Conegliano, nella vita. Nata a Palermo, origini ivoriane, un sorriso che accende il mondo, una mimosa tra le mani in un giorno ricco di significati. È una festa della donna molto particolare, Miriam Silla è cambiata, non c'è più la mamma. Come si sente oggi Miriam Silla? Mi sento un po' più forte, un po' più forte sia di testa che di cuore. E penso che passando magari momenti un po' difficili e cercare di rialzarsi e superarli, si imparino cose che forse se queste cose non fossero accadute non, non, non si potevano imparare. E devo dire che sono una donna soddisfatta. Mamma, la cosa più bella che ti ha lasciato, che ti viene in mente subito qual è? Mamma me ne ha lasciate tante di cose belle. Io penso anche che il mio sguardo e anche le mie espressioni siano una cosa che io abbia ereditato da mia madre. Anche il sorriso mi dicono. Miriam Silla l'ha sempre fatto, ha pensato alla sua famiglia. Ma oggi, pensare ancora di più al papà e ai fratellini, com'è? Pensare ad oggi, a papà e fratelli, cioè, sono la mia gioia, la mia luce e tutto quello che vivo, insomma, lo vivo anche per loro. E cerco anche di portare un po' di gioia e divertimento a casa nel senso, con qualche videochiamata divertente. Eh, mi esprimo come solitamente mi esprimo sul campo, insomma, anche in famiglia.